Il mio lavoro è apicoltore. È stata una scelta che ho fatto quando avevo il mio figlio piccolino, è stata una scelta per poter fare genitore, portare con lui. Avevo già degli alveari, avevo già questa passione, che però ho deciso che avrebbe potuto diventare un lavoro. Anche là è stata una scelta un po' così, un po' contromano, perché in montagna non era molto facile che uno decidesse di fare una cosa così. Nell'alpinismo c'è l'adrenalina e nell'apicoltura c'è questa calma, che quando arrivi là, quando vedi quello che riescono a fare le api, dici: Madonna, ma com'è possibile, no? Perché è così, la natura è straordinaria, solo che bisogna avere l'umiltà, la pazienza e la curiosità soprattutto di entrare in questo mondo, no? Io ho iniziato molto tardi, proprio perché c'era questo problema che non c'era una tradizione, no? Da ragazzino io ero uno che faceva molta attività, non a livello, però ero sempre su per gli alberi. E poi per un periodo avevo insegnato a scuola. Dopo qualche anno uno di questi miei ex allievi mi fa: professore, ti porto ad arrampicare, no? E siamo andati, va bene, andiamo. Siamo andati qua, su quella parete che vedete alle nostre spalle. Naturalmente va avanti lui, perché lui arrampicava già. Io. E lui su tutta placchetta sta là, non va più avanti, no? E gli ho detto: ascolta, fammi provare, dai. Sono partito io e da là sono sempre andato da primo. Allora qua entriamo nel magico regno del Bosco Nero, e questa è la Rocchetta Alta, quello lì è il Sasso di Bosco Nero. Noi ci infiliamo dietro nel canalone per arrivare al Sasso di Tuonella. Alla fine si va in giro per il mondo a scoprire posti nuovi, principalmente per tornare a casa e rendersi conto quanto belle sono le Dolomiti. Renato abita laggiù a Pralongo, che è quella piccola frazione sopra Forno di Zoldo. Queste sono le montagne che vede dalla finestra di casa. Per forza gli è venuta gola di andarsi ad aprire delle belle vie. L'attacco mi sa che è questo. A vedere. Cosa veramente difficile è stato decidere di fare, perché io quando ho fatto il film l'obiettivo era di farlo in giornata. Nessuno quegli anni là aveva l'idea di poter fare un invernale in giornata, a meno che non fosse assurdo, insomma, no? E tutti dicevano: no, non si può, è possibile il Filippo in giornata. Via, vai. Molto bene. No, mettiti al di là. Perciò mettiti su un pezzo questa cosa. Dorotei qualche giorno prima mi aveva chiamato. Mi ha chiamato dicendo: ho sentito che vuoi fare il film. Posso venire anch'io? Sì, sì. Dico: però guarda che io voglio farlo in giornata, Soro. E lui fa: oh, in giornata, cazzo, non si può in giornata, non si può, no? E invece l'abbiamo. Allora, sai, quando tutti ti dicono una cosa e tu invece vuoi fare, te la senti molto pesante, no? Io all'inizio ho pensato di farlo da solo, però ero in parola per altre cose con Valmassoi. Bravo il nostro capocordato, Alberto. Sono bravo. Matteuccio, sei pronto per la libidine grigia? Guarda qua che placche, bellissimo sembra. Valmassoi ha una dote enorme, che è ottimista. Per decidere una cosa così bisogna di uno così, perché se ne trovi uno che comincia solo a fare delle piccole obiezioni, già ti smonti, perché già di tuo hai 100.000 dubbi, no? Se poi quello che viene con te c'hai dubbi anche lui, non la fai più. Non sapeva cosa andava a fare, non aveva neanche fatto niente in civetta, credo.
quindi non avevo neanche l'idea cosa fosse il civetta d'inverno, insomma, no? Avevo 3 chiodi, 4 rinvii, 4 rinvii e 2 serie di fren, quelli piccoli. Il rischio era che se ti fai male sei morto. Il telefono non esisteva, in quel periodo non c'erano ancora i telefonini. La radio avrei potuto prenderla, perché io ero capo del soccorso, quell'anno potevo prendere quante radioline voleva, ma è stata proprio una scelta di dire no, proprio deve essere una cosa, non ci deve essere una cosa che dopo mi sento che è stato per quello che l'ho fatto. È proprio scontato. O no, Matteo? Per niente, direi. Molto, molto bravo. Parte per il tiro numero 8. Ancora placche. O no? Sembrerebbe, non so. I 4 rinvii sono perché bisognava risparmiare sul peso. A Mauro gli ho detto, ascolta Mauro, vuoi che portiamo un sacco pelo, che se per male che vada entriamo tutti e due? No, ha detto, perché pesa troppo. Allora gli ho detto, però ricordi che se non, ricordi che io non mi fermo perché ho un bambino a casa. Se poi non l'avrei fatto, però volevo metterlo davanti alle sue responsabilità, perché lui si fida ciecamente di me, lui non si è interessato di cos'era il figlio, non sapeva niente di niente. Allora l'ho messo davanti a sta cosa, guarda che però io non mi fermo, mi slego e vado, no? E lui ha detto, va bene. Il nostro capocordata, Faletti, scatenato. Verona. Varamo, cosa ci aspetta qua sopra? Meraviglia. Ed ecco lassù. Matteo Faletti ingaggiato sulle strepitose placche di libidine grigia. Io prima di arrampicare comunque avevo letto parecchio di alpinismo, no? E mi ero fatto un'idea. Poi non ero neanche giovanissimo, ero una certa maturità, quindi sapevo quello che volevo fare. Quando leggevo, volevo capire anch'io le motivazioni di sta gente, perché ci va, no? Uno dice che sono motivi religiosi, quell'altro filosofici, quell'altra cosa. Questa cosa qua, non è, sì, con tutto rispetto, però non mi è mai tornata fino in fondo, no? Secondo me le motivazioni più importanti sono due, almeno per me almeno, no? Quello che molti lo fanno per avere una specie di riconoscimento. Fai una cosa che non fanno tutti, che comunque dà un po' di prestigio, la fai, ti piace farla, no? E poi c'è l'adrenalina. E poi io arrampicavo per l'adrenalina, te lo dico subito, io arrampicavo per l'adrenalina perché mi piaceva proprio tanto. Per me era la velocità quello importante, cioè andarci, provare in giornata, vado avanti più che posso, se ce la faccio, se la torno indietro, anche perché era una questione di tempo. Proprio per me io non avevo mai avuto di dire, beh, posso stare dentro 4 giorni, insomma, no? Perché avevo sempre o le api, o la famiglia, o gli impegni, ma anche la mentalità. Ecco qua un paio di chiodi originali della via. Perché quando esci da una valle così, da una famiglia in cui queste cose qua sono una perdita di tempo, un pochino non riesci a liberartene proprio facilmente, no? Un po' lo vivi anche tu così, no? Dici, allora sì, ci vado perché l'adrenalina mi fa andare, no? Però torno in giornata. È stato bravo Renato, ma è stato bravo anche il nostro Matteo. Alberto, pronto a partire? Yes. Alessandro, fai sicura tu?
Allora, siamo sugli ultimi tiri, ma finora questa libidine grigia bisogna dire che è all'altezza sia del nome che della reputazione. Wow. Che è veramente una bella via di spessore, se si cela nel contesto di questa aperta negli anni 80. Grazie. Hai anche una bella giornata, Francesca. Io credo che l'alpinismo possa essere una passione che rimane anche tutta la vita, ma che però ci sono dei periodi un po' più corti dove ti travolge proprio, no? Mi interessava meglio il discorso di essere conosciuto, anzi quelle poche volte che qualcuno mi ha chiesto se gli facevo un autografo mi sono sentito veramente imbarazzato, non lo merito, non perché la cosa che ho fatto non sia importante, ma perché comunque l'alpinismo è una cosa che io la vivo per me, quindi faccio fatica a condividerla con gli altri.